Ciao, in questo video vi mostro come realizzare in casa una crema estiva per il viso molto molto leggera, quindi adatta a tutti i tipi di pelle, sia che voi abbiate la pelle grassa, sia che ce l'abbiate mista, sia che ce l'abbiate secca. È comunque una crema molto leggera, quindi si assorbe subito e non vi dà proprio questo senso di pesantezza e non vi fa in qualche modo, diciamo, sudare la pelle, anche se non suda, diciamo, in maniera vera e propria, però non vi dà questa sensazione di pesantezza e di calore che danno le creme che magari utilizzate in autunno e in inverno. È una crema molto semplice da realizzare. Io spero che questo tutorial vi piacerà, fatemi sapere che cosa ne pensate. Se vi piace questo tutorial, cliccate il mi piace sotto a questo video e se vi fa piacere non perdervi i prossimi video, iscrivetevi anche al mio canale. Io vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Innanzitutto preparo la fase B, quindi metto in un recipiente di vetro l'Olive 1000, che è l'emulsionante della nostra crema. Aggiungo poi l'olio di cocco, che potete comunque sostituire con l'olio di jojoba oppure l'olio di argan, che sono entrambi oli molto leggeri come l'olio di cocco e quindi in questo periodo estivo in cui fa molto caldo vanno benissimo su tutti i tipi di pelle. Aggiungo poi il burro di mango, che potete comunque sostituire con il burro cacao oppure il burro di karité. Infine aggiungo la vitamina E tocoferolo, che svolge un'azione idratante e antietà sulla nostra pelle. Sono circa 20 gocce. Poi metto il tutto a bagnomaria e attendo qualche minuto finché non si sono sciolti gli ingredienti che si devono sciogliere. Quando il tutto è sciolto, come potete vedere, tolgo da bagnomaria e nel frattempo scaldo la fase A, quindi l'acqua o l'idrolato, un paio di minuti a bagnomaria o nel forno a microonde. Poi comincio a frullare con il mini pimer la fase B, eccolo qui, e nel frattempo, quando ho tolto l'acqua dal microonde o dal bagnomaria perché è calda, aggiungo l'acqua calda a tutto il composto che si è sciolto e frullo con il mini pimer per un paio di minuti. Poi prendo una bacinella con dell'acqua fredda e continuo a frullare il tutto per altri 2 o 3 minuti, tenendo il contenitore nella bacinella con l'acqua fredda. Smetto di frullare con il mini pimer quando ottengo questa crema densa. Ora possiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti. Aggiungo quindi la fase C, quindi per primo il gel d'aloe vera, che svolge un'azione idratante e rinfrescante. Poi aggiungo l'estratto glicolico di malva. Io l'ho preso sul sito mineraliliberi.it. Se non ce l'avete, potete aggiungere altro gel d'aloe vera. L'estratto di malva svolge un'azione emolliente e idratante, quindi ottimo anche contro le irritazioni della pelle. Subito dopo aggiungo la fragranza crema di cocco, che mi è stata inviata dal sito mineraliberi.it. Al posto della crema di cocco, della fragranza, potete mettere 10 gocce dell'olio essenziale che preferite. Infine aggiungo il conservante Coast Guard, per 100 grammi ne servono circa 18 gocce. Il Coast Guard permetterà al nostro prodotto di conservarsi tranquillamente fino a 3 mesi a temperatura ambiente. Alla fine misuro il pH con le cartine al tornasole, che deve essere compreso fra 5 e 5.5. Il nostro è perfetto. Quindi posso trasferire la crema nel contenitore finale.
Vi mostro l'applicazione. Ne basta poca e non fascia bianca, quindi vedete che si stende in pochi secondi e si assorbe subito. Spero che questa ricetta vi sia piaciuta, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!